Finalmente ce l'abbiamo qui con noi, stavamo parlando di Lazio-Real Madrid della stagione 2007-2008, protagonista di quella partita era Guglielmo Willy Stendardo. Ti diamo di nuovo la buonasera Guglielmo, ecco finalmente con noi a Comic Radio e Magic Football. Buonasera, sì ora ti sento Francesco. Perfetto, eccoci qua, ciao. Buonasera Stendardo. Perfetto, prima di dare la parola a Federico De Renzi, io ti stavo specificando prima Guglielmo, dal momento che abbiamo innanzitutto il privilegio di avere questo collegamento e tu ci hai offerto questa esclusiva, di non parlare di quella che è stata la gara tra Lazio e Atalanta, perché poi è stata una partita densa di polemiche, soprattutto poi si è espresso in tal senso Pierpaolo Marino ai microfoni di Sky. Siamo qui per parlare con te della tua esperienza alla Lazio, condita da 85 partite in Serie A con 6 volte il marchio di fabbrica in chiave gol. Quindi Guglielmo ti chiediamo il momento più bello della tua esperienza globale alla Lazio. Noi citavamo la partita contro il Real Madrid della stagione 2007-2008, quella di Champions League dove tu in coppia con Cribari avevi disputato una grandissima partita e fornito anche un assist a Goran Pandev. Sì, innanzitutto quella con la Lazio è stata un'esperienza indimenticabile, anzi colgo l'occasione per ringraziare il pubblico ieri, perché un'accoglienza così di solito si riserva ai grandissimi giocatori, sinceramente non me l'aspettavo. Ringrazio tuttora il pubblico laziale, perché è stata veramente un'emozione indescrivibile. Se volessi ricordare momenti più belli della mia esperienza biancoceleste, è ovvio che io la prima partita che penso è quella che prima hai menzionato, ossia quella con il Real Madrid, dove ovviamente veramente avevamo fatto una grandissima prestazione davanti a 70.000 tifosi, quindi quello è il ricordo sicuramente più bello e significativo. Sì, intanto Federico De Renzi per te, Guglielmo. Allora, ciao Guglielmo, buonasera. Allora, io volevo chiederti una cosa. Insomma, tu hai anche appunto hai ottenuto, anche studiando, una laurea in giurisprudenza. Volevo chiederti, qualora tu appenderai gli scarpini al chiodo, ti piacerebbe intraprendere anche la carriera di procuratore sportivo, magari? Oppure vorresti continuare magari fra qualche anno sempre ad allenare o magari stavi pensando a una cosa del genere? Questa domanda gliel'ho fatta anche in privato, pensa. Intanto io spero di giocare ancora tanti anni a calcio e credo sia importante rimanere concentrati su questo obiettivo. Mi reputo un fortunato, un privilegiato, perché quando della propria passione si fa il proprio lavoro è ovvio che bisogna ritenersi dei fortunati, però sono convinto che al termine della mia carriera calcistica sicuramente cercherò di sfruttare il mio titolo, ossia quello di avvocato. Speriamo presto, di diritto sportivo, perché sarebbe bello sfruttare le mie esperienze acquisite negli anni nel calcio e poterle poi applicare anche in futuro, chissà, un futuro dirigenziale, non so, da avvocato di diritto sportivo, da consulente legale per qualche società, però sai, credo sia prematuro oggi fare dei progetti, perché parliamo di un Guglielmo Stendardo, peraltro vi portate praticamente quasi un anno di differenza. Sì, io 4 maggio. 4 maggio 1980, Mirko D'Alba. praticamente vi portate un anno di differenza. Intanto Federico Terenzi mi aveva lanciato un assist importante, perché parlavamo del futuro abbastanza lontano di Guglielmo Stendardo, però siamo riusciti ad estrapolargli qualcosa, perché ci ha dichiarato in un certo senso che gli piacerebbe anche intraprendere un certo tipo di percorso. Però è un'anomalia... un po' trovare nell'arco della carriera giocatori che hanno pensato già al futuro, nel senso si sono presi una laurea, ci sei te, c'è stato in passato anche Massimo Oddo, come la vedi sotto questo aspetto? Perché a tuo parere innanzitutto tanti come ti senti quando magari la figura del calciatore, il calciatore viene tacciato come un ignorante, come uno che pensa solo alle macchine, alle veline, quando poi ci sono realtà come la tua che vanno a 360 gradi, a giocare con la Lazio, mica con una squadretta, con la Juventus, e hai avuto anche modo per prenderti una laurea? Ma io credo sia molto importante il contesto in cui si cresce. Io ho sempre detto, in particolar modo ai giovani, che il calcio è una parentesi breve della nostra vita, mentre lo studio è una certezza assoluta che riguarda poi tutta la nostra vita. Quindi occorre che ci sia una grande caratterialità, una grande volontà
nel perseguire un obiettivo comunque non facile, perché comunque il calcio ti toglie tante energie psicofisiche, però credo che se uno vuole sicuramente ha il tempo per poter studiare, anche se ci alleniamo tutti i giorni, siamo dei giovani privilegiati che abbiamo comunque la possibilità di dedicarci allo studio. L'importante è non sentirsi arrivati, perché poi il calcio finisce, esatto, e inizia un'altra vita. A 35-36 anni credo che si è ancora giovani, cioè, quindi credo sia importante avere acquisito delle basi per programmare un futuro migliore. Pienamente d'accordo con te, parola a Mirko D'Arpa che voleva rivolgerti anche lui una domanda. Assolutamente d'accordissimo con le parole di Stendardo, diciamo, da quello che ho percepito, insomma, una persona molto, un ragazzo molto intelligente, oltre che insomma un bel giocatore. No, volevo dire che io ho avuto dei trascorsi anch'io da calciatore, diciamo, da ragazzo, insomma, più giovane. E mi ricordo, sì. Purtroppo, se no scherzo. E però devo dire che all'epoca era, diciamo, come vivaio, insomma, importante, ma adesso, ancora adesso, era l'Atalanta, appunto. Certo. E voglio, diciamo, chiedere, anche se credo, insomma, di sapere un po' la risposta, ma è veramente un ambiente così bello, così puro lì a Bergamo? Sì, è una società veramente che tiene molto al settore giovanile in particolar modo. Ultimamente hanno fatto delle statistiche e risulta la ottava in Europa come società che cura il settore giovanile veramente in modo meticoloso. È un ambiente sano, perché comunque è una società presieduta da un presidente veramente ineguagliabile sotto certi aspetti, perché è una persona eccezionale, ma al di là degli uomini che compongono l'assetto societario, credo che sia la mentalità, esatto, che comunque faccia la differenza, esatto. E quella del settore giovanile è una cosa in cui l'Atalanta ha sempre creduto, e credo che negli anni i risultati si siano anche visti, perché se noi pensiamo ai Montolivo, ai Pizzini, credo ci siano tanti giocatori, anche Cicarini, mi sembra, attualmente che ci giochi tu. Anni passati, Pippo Inzaghi, certo, Inzaghi, ce ne sono tantissimi, ora Donati. Non mi vengono in mente, sì, Donati, non mi vengono in mente tutti, ma fratelli Zenoni, ce ne sono stati tanti. Certo. Io vi parlo di calcolo, parliamo ormai di 18, forse anche 19 anni fa, ed era una chimera, no? Andare a Bergamo era veramente un sogno per tutti i ragazzi, insomma, di quell'età, della classe 80-79, veramente c'era nominata come, diciamo, il vivaio più importante, quindi dopo 20 anni ancora così vuol dire che si lavora, il progetto bene, lavora molto bene. Poi avete una tifoseria molto molto calda attaccata a voi, vero? Sei andato? Certo, sì, c'è un grande senso di appartenenza alla squadra. Per farti capire, la domenica non dico ma andiamo allo stadio, ma andiamo all'Atalanta, proprio perché loro hanno veramente un grosso senso di appartenenza per la loro squadra, un grande amore. E quindi, anche se è una squadra, come dire, la più grande delle provinciali, io la definisco. No, ma poi questa è stata una definizione che gli ha dato qualche giornalista, la regina delle provinciali, se non sbaglio. Certo. Quindi mio nonno intanto Will mio Stendardo, nonno dice che Bergamo accompagnato... mio nonno dice che Bergamo è un campaccio, nel senso, ogni volta che ci si va si rischia sempre, nel senso, la partita. No, non so se Willy si è reso conto che la musica di sottofondo è quella di Michael Jackson e Will You Be There, che era anche la colonna sonora di Free Willy, quindi non è stata messa a caso, abbiamo fatto questo parallelismo. Comunque sia, tornando seri, Guglielmo, abbiamo parlato anche di giovani che non si devono montare la testa nel mondo del calcio. Se io ti dico una data, 16 maggio 1998, cosa ti ricorda? Il mio esordio in Serie A, sicuramente non dimenticherò mai quel giorno, l'inizio di un percorso straordinario, il raggiungimento di un sogno imperato, un obiettivo che ho sempre cercato di raggiungere, però che non credevo di raggiungere, perché comunque diventare calciatore credo che richieda molto, molto, molti sacrifici, molto impegno e tanta dedizione.
Sì, peraltro l'esordio in Serie A, intanto sento uno strano ritorno in cuffia, l'esordio in Serie A ovviamente era avvenuto con il Napoli, già retrocesso nella stagione 97-98, però per Guglielmo Stendardo, che aveva appena compiuto 17 anni, era un traguardo veramente importante. E poi quel Napoli lì, anche se era retrocesso, parliamo, aveva fatto il record in negativo di punti nella massima serie, però era un Napoli che annoverava anche signori giocatori. Io ricordo Fabian Ayala, che era il centrale di difesa di quel Napoli lì. Che ricordo hai di quel Napoli e da chi prendevi spunto? Soprattutto che emozione esordire nella propria squadra, insomma, Paolo, dove uno nasce. Certo, sicuramente. Ecco, non sento più il ritorno in cuffia, perfetto. Per ogni giovane credo sia il massimo fare l'esordio nella propria città, però poi sono andato a Genova, nella Sampdoria, ed è iniziato un percorso lontano dalla mia città, però credo sia stato importante iniziare e soprattutto fare il settore giovanile nella mia città, dove comunque ho avuto modo di conoscere tanti bravi allenatori e di migliorarmi tanto. Quindi per me sicuramente è stata un'emozione indescrivibile farlo nella mia città. Ma in tal senso, Guglielmo, perdonami se ti interrompo perché i tempi sono stretti, poi devo dare la parola anche a Federico Terenzi. Tu hai parlato di attaccamento alla tua città, in questo caso il Napoli. C'è magari il rimpianto in una carriera importante dove hai vestito la maglia della Juventus, della Lazio e della Sampdoria, di non aver comunque recitato un ruolo da protagonista del Napoli anche nell'arco della tua carriera? È forse questo fino adesso il rimpianto, perché comunque le potenzialità c'erano e ci sono tuttora? Ma io credo che ognuno di noi abbia il proprio percorso, credo sia importante farlo bene, cercando di migliorarsi, però l'importante è crescere nella vita, poi al di là di dove ognuno di noi reciti il proprio ruolo, credo sia importante farlo crescere bene e migliorarsi. Poi è ovvio che se uno avesse la possibilità di farlo nella propria città, meglio ancora, però comunque ripeto, io mi reputo un fortunato, un privilegiato, perché come tu prima dicevi ho avuto modo di giocare in piazze importanti, quindi ringrazio Dio per tutto quello che mi ha dato. Quindi sei soddisfatto? Sì, assolutamente, assolutamente. Guglielmo, guarda, cioè, sono sempre Federico, volevo farti, guarda, un paio di domande. Allora, la prima è comunque che ti riguardano. Sono disponibilissimo, mi aveva detto al telefono un minuto, due minuti, grazie Guglielmo. Ti ringraziamo, guarda, una domanda, dovevo fare un paio di domande. La prima è, hai giocato in tutte e tre le squadre, Juventus, Lazio e Napoli, secondo te chi è l'anti-Juve, Lazio o Napoli? E la seconda domanda, la giustizia sportiva, secondo te va bene così com'è o va magari riformata in qualche suo articolo? Se puoi rispondere, e sempre se non ti metto in difficoltà con questa domanda. No, assolutamente. Io credo che la Juve abbia un organico al di sopra di tutti, perché anche nelle alternative ha un organico importante. E poi dietro la Juve credo che ci siano tutte squadre valide che possano dar fastidio alla Juve, tra le quali il Napoli, la Lazio, ma lo stesso Inter, la stessa Inter credo che abbia tutti i requisiti e i presupposti per poter fare un grande campionato. Poi sapete meglio di me che gli episodi in un campionato così difficile credo che poi facciano la differenza alla lunga, occorre anche un pizzico di fortuna, anche se in questo momento sinceramente vedo la Juve un pochino superiore a quelle che prima ho menzionato. Per quanto riguarda la giustizia sportiva, io ho piena fiducia nella giustizia, ma in generale, non solo in quella sportiva, credo sia compito del, diciamo non spetta a me assolutamente giudicare l'operato della giustizia sportiva. Quello che posso dire è che io ho la massima fiducia nelle istituzioni e in particolar modo nella giustizia sportiva. Sì, intanto ha parlato anche l'avvocato Guglielmo Stendardo, perché ha anche il titolo d'avvocato, questo possiamo dirlo chiaramente. Siamo in pieno calciomercato, sempre se non ti metto in difficoltà, perché è giusto specificarlo. Si è parlato di un tuo compagno di squadra, vale a dire Schelotto, molto vicino all'Inter. Cosa ne pensi? Può essere la giusta piazza per lui per un'eventuale definitiva consacrazione? Schelotto attualmente è un giocatore dell'Atalanta. Ci ho provato, Willy.
attualmente è un giocatore dell'Atalanta, quindi io credo che lui sia un giocatore dell'Atalanta e credo che sia un giocatore importante per l'Atalanta. Quello che poi può succedere da qui alla fine, nessuno di noi lo può sapere, conoscete meglio di me il calciomercato e può succedere di tutto, però in questo momento io credo che Schelotto sia un giocatore dell'Atalanta. Mirko, parola a te e poi ovviamente per motivi di tempo concludiamo il collegamento con Guglielmo Stendardo. Prego. Ma io invece volevo fare una domanda molto rapida, se secondo Stendardo, diciamo, anche se noi, diciamo, non conosce in prima persona Zeman, nel senso mi sembra di no che lui non ci abbia giocato, se secondo te è un allenatore che diciamo giusto per la Roma soprattutto in questo momento? Ma Zeman conosciamo tutti il gioco che fa da tanti anni, sicuramente è un gioco offensivo bellissimo da vedere sotto certi aspetti, che ovviamente concede per ovvi motivi in fase difensiva qualcosa agli avversari, però credo che sia un allenatore preparato. È ovvio che in una piazza come Roma esigente non è facile misurarsi, però come allenatore io credo che sia un allenatore molto preparato. Benissimo, intanto grazie, Mirko D'Arpa mi ha lanciato un assist, poi concludiamo il collegamento. Questa è l'ultima domanda della tribuna, arriva da parte mia. Guglielmo, parlavamo di Zeman, tu ne hai avuti tanti di allenatori, chi ti senti veramente di ringraziare e chi a tuo giudizio è stato il migliore di quelli che ti hanno allenato? Io credo che ogni allenatore mi abbia insegnato qualcosa, ognuno credo sia stato importante per la mia crescita sia tecnica che professionale, sia dal punto di vista tecnico, ecco, che umano. Quindi in questo momento posso dire con Antuono, perché l'ho avuto sia a Perugia che a Catania e tuttora me lo ritrovo all'Atalanta e ci lega un rapporto, ecco, di stima reciproca, però credo che anche tutti gli altri abbiano contribuito in modo particolare alla mia crescita, non solo tecnica ma anche dal punto di vista umano. Guarda, l'ultimissima che ti faccio io e che proprio ti lasciamo e ti ringraziamo per la tua grande disponibilità: chi è il più forte attaccante che hai marcato nella tua carriera da difensore? Ma io posso dire di averne marcati tanti, però tra i più bravi credo Ibrahimovic sicuramente è uno dei più bravi, Klose è un altro giocatore imprevedibile, quindi Van Nistelrooy del Real Madrid mi ricordo comunque un altro giocatore molto sì, valido. No, in quella circostanza lì poi Van Nistelrooy segnò anche due gol, però comunque la Lazio pareggiò 2-2, ma era un grande Real Madrid con Raul e Van Nistelrooy. Ma psicologicamente cosa si prova? Perché poi gli attaccanti, come tu dicevi, ne hai marcati tanti, parlavi di Ibrahimovic, parlavi di Klose che con cui hai giocato contro nell'ultima partita dell'Atalanta contro la Lazio, però in una partita di Champions l'impatto emotivo secondo me è diverso, quindi cosa hai provato quando ti sei trovato Van Nistelrooy e Raul davanti? Ma sicuramente ti confronti con giocatori di un'altra categoria, è ovvio che a quel punto la concentrazione deve aumentare, è ovvio che l'attenzione deve essere al top, perché sai di doverti confrontare con dei fuoriclasse. Quindi sicuramente è tanta esperienza che arricchisce il tuo bagaglio, ecco, tecnico e anche tattico, perché comunque sono dei giocatori che ti possono insegnare tanto, quindi è bello confrontarsi con giocatori così forti, così bravi per noi difensori. Benissimo, intanto Francesco Vitale, Federico De Renzi e Mirko D'Arpa ringraziano. Grazie, Guglielmo, Stefano. Willy Stendardo, grazie Willy. La disponibilità esclusiva di Magic Football per Comic Radio. Grazie Guglielmo. Buona fortuna alla Dea allora a questo punto. Io ringrazio tutti voi e un abbraccio a tutti i tifosi della Lazio. Grazie ancora. Grazie a te Willy. Grazie a te. Ciao.